Siamo tornati in collegamento audio-video. Ricordiamo a chi si fosse messo in collegamento da pochi istanti che vi stiamo trasmettendo in diretta dal Pala Badminton di Milano, l'atto conclusivo dei campionati italiani a squadre, e abbiamo già il nome del club che si è laureato campione d'Italia dopo i primi tre match in programma, grazie alla vittoria nel doppio femminile, nel doppio maschile, nel singolare femminile. Il Badminton Club di Milano si è aggiudicato il suo terzo titolo tricolore consecutivo. La sfida che invece state vedendo in questo istante è quella del singolare maschile, che è iniziata proprio due punti fa, ovvero quella che mette di fronte Giovanni Greco in forza al Badminton Club di Milano contro Rudolf Dellenbach del Bolzano, dell'SSV Bozen, nella parte bassa del vostro teleschermo in divisa bianco e rossa. Allora, Stefano, abbiamo già una squadra che può cominciare ad incidere il suo nome nell'albo d'oro anche del 2016, tre belle partite, soprattutto quella del singolare femminile che, soprattutto diciamo nella parte conclusiva, nel secondo set, ha visto grande qualità in gioco, grande spettacolo con Sarita Suvanaki, o le due atlete straniere, Sarita Suvanaki in forza a Milano contro Susana Pavelkova, partita che poi si è decisa 21-10, 21-16 in favore di Milano, che è stata poi la partita decisiva, lo ripetiamo, che ha permesso a Milano di conquistare il terzo scudetto consecutivo nel campionato delle squadre. Che dire, ci gustiamo questa passerella di Giovanni Greco e Rudolf Dellenbach, e poi chiuderemo con il doppio misto Lisa Iversen e Visnu Putro, opposti a Gabriel De Paoli e a Claudia Gruber. Stefano. Sì, anche qui abbiamo una piccola particolarità, perché Giovanni Greco oggi gioca con il BC Milano e ha vinto il suo titolo come campione d'Italia, aveva vinto anche più di qualche titolo con la Mediterranea Badminton, ma due anni fa nella prima finale scudetto tra Bolzano e Milano giocava con il Bolzano. L'anno scorso non ha disputato il campionato a squadre, due anni fa appunto diciamo con il Bolzano, quindi c'è un ex in campo e affronterà un suo ex compagno di squadra, Rudolf Dellenbach. Per adesso regna l'equilibrio, siamo tanto all'inizio. Ricordiamo, Giovanni è il numero 2 d'Italia a livello anche di classifiche nazionali, anche a livello internazionale. E quindi non sarà una partita semplicissima per il giocatore ungherese. Certo, non regalerà niente, anche se ormai abbiamo già i nuovi campioni d'Italia, quindi, però penso che ovviamente sempre nello spirito di cui parlavamo prima, uno spirito di gran fair play, di uno spirito comunque di voler comunque giocare, la bellezza di essere in campo, la bellezza di svolgere una finale di scudetto, la partita sarà comunque combattuta e sarà da parte di entrambi la massima serietà per portare a casa il match. 5 pari, vediamo come si evolve, i primi scambi per adesso raccontano di un sostanziale equilibrio in cui un punto per uno, c'era stato un piccolo allungo di Rudolf 3-1, ma poi Giovanni ha recuperato immediatamente, 4 pari, ora 5 pari. Out, 6-5, due punti consecutivi per il giocatore ungherese, che lo portano in vantaggio di una distanza rispetto a Greco. Sei pari, bellissimo punto di Giovanni che ha realizzato davvero un bello scambio, riuscendo a portare a casa il punto. Penso che abbiamo un finale sul campo, anzi siamo sicuri, abbiamo un finale sul campo 5, quello che vedeva appunto la lotta
alla promozione, che ha già avuto i suoi verdetti col Bracciano Badminton, di cui abbiamo raccontato precedentemente, l'SC Milan, che l'anno prossimo disputeranno la Serie A. L'ultimo match era quello del doppio misto, che ha visto Jonas Gamper e Claudio Vorhauser trionfare su Daniele Carlone e Arianna Pascucci, 21-14, 21-16, quindi l'SC Milan continua con la sua striscia di 5-0. E SC Milan che chiude quindi il giro di promozione primo con 12 punti, alla seconda posizione Bracciano Badminton con 4 punti, 2 punti per il CS Etna, che è l'altra società di cui abbiamo poco parlato, che aveva vinto il girone sud e che ieri ha perso 3-2 nel match fondamentale, quello tra Bracciano e CS Etna per la promozione. Quindi il primo match sul campo 5 è finito. Aggiornamento nel frattempo anche sul campo 4, quello che sta vedendo il confronto tra per la terza piazza, quindi per il podio, per la medaglia di bronzo di questo campionato a squadre, che vede Franziska Kofler che aveva perso il primo set 21-17 da Maria Luisa Moore, Franziska Kofler che difende i colori del Caltern mentre Maria Luisa Moore quelli del Malles. Franziska appunto ha vinto il secondo set 21-12, quindi portando il match al terzo, è il terzo match di quell'incontro che va al terzo set, quindi veramente molto equilibrio tra Caltern e Malles. E in questo momento le due squadre sono sull'11-9 per Maria Luisa Moore, che cambia quindi con 2 punti di vantaggio nel terzo set, quindi cambio di campo. E quindi adesso continueremo a seguire anche quella partita. Se il Malles conquisterà il singolare femminile sarà 3-0 e quindi la certezza anche del terzo posto per Malles. Sul campo che stiamo seguendo invece qui con voi erano 2 punti di vantaggio di Rolf Dellenbach fino a poco fa, adesso invece è soltanto 1. Giovanni ha accorciato, equilibrio, forse Giovanni è anche un po' distratto da aver già conquistato il suo titolo, ma non credo. Quindi continuiamo a seguire, 9 pari, questo volano è uscito di poco, ma è uscito, quindi 9 pari, adesso vediamo come proseguirà questo match. Tre punti consecutivi per Giovanni Greco, 2 errori di Dellenbach negli ultimi 2 punti e 10-9, si è riportato in vantaggio il talento palermitano. Rudolf realizza un ottimo kill, 10 pari, bel match davvero tra i due ex compagni di squadra. Piccola serie per Rudolf Dellenbach, all'intervallo andiamo 11-10 per il talento ungherese, adesso vediamo come risponderà Giovanni quando rientreremo in campo. Sarà un'interruzione un pochino più lunga del previsto, quella che riguarderà questo intervallo, perché Rudolf Dellenbach ha richiesto l'intervento del medico per una piccolissima, penso per cambiare il tape, penso che ha sul ginocchio, sì, quindi ecco che il nastro che ha sul ginocchio. Il match penso che riprenderà a breve. E ricordiamo, è sceso il giudice arbitro ovviamente, che è Eugenio Masini, mentre in questa partita l'arbitro è Tommaso Cappiello e il giudice di servizio Giuseppe Luca Caracausi. 11-10 per Rudolf Dellenbach, si riprende a giocare, serve proprio il giocatore ungherese. Out, 11 pari.
altro volano fuori. Giovanni ha realizzato 3 punti consecutivi, ora ha 2 punti di vantaggio sul giocatore dell'SSV Bozen. Il rientro di Giovanni Greco è stato incredibile dall'intervallo, dove ricordiamo è andato sotto, si era presentato sotto di un punto dopo l'intervallo, ha realizzato però la bellezza di 6 punti contro soltanto 2 di Rudolf Dellenbach, che in questo momento il punteggio è 17-13 per il talento palermitano, giocatore del BC Milano. Ricordiamo il BC Milano ha la maglietta blu con i pantaloncini rossi, mentre il Bolzano ha una maglietta bianca con inserti rossi laterali e il pantaloncino bianco. 18-13, 5 punti di vantaggio, massimo vantaggio per Giovanni, che prova a spingere ancora, realizza un altro punto, 19-13, e sono soltanto 2 punti che distanziano il talento azzurro dalla conquista del primo set in questo singolare maschile contro Rudolf Dellenbach. Errore di Giovanni, che ha mandato il volano a rete, non è riuscito a passare il volano di Giovanni, e siamo quindi 14-19, serve Rudolf. Kill a rete di Giovanni, 20-14, 6 set point per portare il primo set del singolare maschile al BC Milano. Il primo match point è annullato da Dellenbach, l'ungherese adesso potrà difendere gli altri 5 sul suo servizio. Vediamo se Giovanni riuscirà a conquistare subito il punto del 21-15, oppure se dovrà ancora lottare per questo primo set. Out, sono 2 match point persi da Giovanni, 16-20, ancora al servizio ovviamente Rudolf Dellenbach, e adesso vediamo se l'atleta del BC Milano riuscirà a conquistare questo match point. Ed è così, il volano in difesa di Dellenbach si ferma a mezza rete. Primo set vinto da BC Milano con Giovanni Greco sull'SSV Bozen, che era difeso dai Rudolf Dellenbach, 21-16. Nel frattempo abbiamo anche il quadro totale del tutto il campionato a squadre, perché si è concluso sul campo 4 il
singolare femminile che vedeva in campo Franziska Kofler per l'SV Kaltern e Maria Luisa Moore per la SV Malles, nonostante la terza volta, al terzo set durante l'incontro, la SV Malles ha conquistato anche il singolare femminile con il punteggio 17-21 di 21-17, 12-21, 21-18, e ha conquistato anche la terza piazza sul podio, quindi sappiamo già che il primo è il BC Milano, il secondo saranno i ragazzi del SSV Bolzen, mentre al terzo posto si classifica appunto l'SV Malles, che spodesta proprio l'SV Kaltern, che l'anno scorso aveva raggiunto questa piazza. Ora anche lì mancano il singolare maschile che vede Manfred Spidaler per Kaltern opposto a Manuel Battista del Malles, e poi a concludere il doppio misto. Nel frattempo torniamo sul nostro incontro, che è giunto al secondo set dopo la vittoria al primo set di 21-16 per Giovanni. Bene, il tempo anche di riordinare un pochino i risultati, di quadrare la cerchia, come abbiamo riordinato un pochino le idee. Bene, allora, sul campo centrale dunque Giovanni Greco si è aggiudicato il primo set 21-16, conduce adesso 4-2, in 5-2 per la precisione in questo istante nel singolare maschile. Si sono praticamente completati, come ci diceva Stefano Griguolo, ormai tutti i piazzamenti anche dei terzi, delle terze, delle quarte posizioni per quello che riguarda sia i playoff scudetto che i playoff promozione. La partita che manca ancora qui sul campo centrale, che stiamo cercando di seguire in diretta, è soltanto quella del doppio misto, che metterà di fronte Lisa Iversen e Visnu Putro contro l'accoppiata formata da Gabriel De Paoli e Claudia Gruber. Quella praticamente ufficialmente calerà il sipario su questi campionati italiani assoluti 2016. Con la squadra campione Milano
che si è laureata, lo abbiamo già detto, in virtù del 3-0 nelle prime tre gare. Conquistata proprio nel singolare femminile. Volevo prendermi, Stefano, volevo aprire una piccola parentesi anche per ricordare quali sono i prossimi appuntamenti importanti che la Federazione Italiana Badminton ha in calendario. I più importanti sicuramente sono quelli legati alla forza giovane, sia per quello che riguarda i campionati italiani junior che i junior international. Vogliamo aprire questa piccola parentesi e ricordare le date? Sì, sarà un aprile intenso per l'attività federale, perché dal 1 al 3 aprile qui al Palo Badminton di Milano si svolgerà l'Italian Junior International, dove uno degli atleti che abbiamo visto giocare questi playoff, Fabio Capogno, non oggi in finale, però che ha giocato ieri le semifinali, sarà addirittura testa di serie numero 6 nel singolare maschile, quindi dove l'Italia potrà magari anche dire la sua a livello internazionale, con lo Yonex Italian Junior 2016. Poi si continuerà passando da un estremo all'altro, diciamo, perché nel weekend del 16 e 17 aprile sarà il turno dei campionati italiani Master, che si svolgeranno a Malles questa edizione, quindi con tutte le categorie, singolare maschile, dall'over 35 in poi, con tutte le discipline, quindi singolare maschile, singolare femminile, i doppi maschile, femminile e misto. Per poi arrivare all'ultimo appuntamento, quello che vedrà la partecipazione di più atleti, anche grazie alle nuove regole federali che prevedono la partecipazione aperta, quindi non soltanto più con gli aventi diritto, ma con gli iscritti, e quindi si possono iscrivere a tutte le classifiche, poi vengono scelti i primi 32 per ogni tabellone, quindi c'è la possibilità di avere non più con gli aventi diritto i primi 32 in classifica, ma in base a chi si iscrive, quindi ci saranno più atleti, come è successo per gli ultimi assoluti. Sta di fatto che per la prima volta il campionato passa da 3 a 4 giornate, dal 21 al 24 di aprile, sempre qui al Palo Badminton di Milano, e lì verranno appunto determinati 20 titoli in palio, perché saranno tutte e 5 le discipline per 4 categorie, quindi per la categoria juniores e quelle under 17, 15 e 13. Anche lì avremo la diretta streaming, con il campo principale sarà dedicato certamente agli juniores, a meno che di particolari incastri che potrebbero accadere con i giocatori che giocano per le diverse categorie, e poi vi daremo gli aggiornamenti sulle altre tre discipline, come abbiamo fatto l'ultima volta da Bolzano con gli under 17, gli under 15 e gli under 13. Questa è l'attività federale di aprile, poi continuerà in realtà a maggio, perché ci sono le finali nazionali dei campionati studenteschi che si svolgeranno a fine maggio, e non dobbiamo distrarci certamente da questa, è l'attività, diciamo, legata a livello nazionale, c'è tutta l'attività internazionale che vede in questo momento Giannin Cicognini e Rosario Maddaloni impegnati all'estero, in Giamaica, staranno la prossima settimana per tentare la qualificazione alle Olimpiadi. Lì avremo il risultato soltanto ai primi giorni di maggio, il 4 maggio, dopo che si saranno svolti tra l'altro gli europei, che sono l'ultima occasione per conquistare punti, che si svolgeranno in Francia, Morillon Le Captif, dove appunto parteciperanno Janine per il singolare femminile, Rosario per il singolare maschile e Giovanni e Rosario nel doppio maschile. E quella sarà l'ultima occasione, e poi avremo potremo sapere se l'Italia avrà dei giocatori qualificati alle Olimpiadi di Rio. In tutto ciò, dopo ci sono stati anche pochi giorni fa i campionati europei a squadre maschile e femminile di Kazan, dove l'Italia ha partecipato con la squadra maschile e è tornata a partecipare con la squadra femminile. Ma non dobbiamo dimenticare anche i campionati europei under 17, squadre individuali che vedranno la partecipazione, squadre miste individuali che vedranno la partecipazione dell'Italia a Lubin in Polonia. La nazionale partirà domani per la Polonia, e poi magari diamo uno spazio dopo con anche i giocatori che partecipano e i gironi in cui siamo inseriti. Beh, sicuramente un programma interessante, peraltro hai fatto bene a tenere per ultima, insomma, questo sogno che la Federazione Italiana Badminton, che tutta l'Italia sta coltivando, per riuscire a portare
o una, speriamo due, azzurri alle prossime Olimpiadi di Rio, ma insomma da lì già le attività di aprile ci terranno molto impegnati con gli Italian Junior e con il Junior International, addirittura 20 titoli per 5 categorie il pala badminton in quel periodo, insomma esploderà di energia, naturalmente, ci mancherebbe altro. Nel frattempo abbiamo assistito ad un bellissimo punto costruito da Rudolf Dellenbach, che ha provato ad accorciare le distanze, ma ormai la partita è avviata, sta scivolando verso il 2-0 piuttosto agevole di Giovanni Greco, che si è aggiudicato il primo set 21-16. E adesso con Dellenbach che in questo preciso istante è andato in doppia cifra, comunque Giovanni Greco conserva un vantaggio che non credo disperderà così facilmente fino al termine di questo match. L'eventuale vittoria di Giovanni Greco significherebbe anche il 4-0 parziale di Milano, ma insomma c'è da vedere. Adesso ha accorciato ulteriormente le distanze Rudolf Dellenbach con quest'undicesimo punto del secondo set, 26esimo complessivo. È out, riduce ancora il gap, se ne va a meno 3. Di fatto la partita che è durata di più, credo, correggimi se sbaglio Stefano, dovrebbe essere stato il singolare femminile, giusto? Qui sul singolare maschile si gioca adesso da 27 minuti con Dellenbach che mette un altro piccolo mattoncino, l'imprecisione di Giovanni che conserva ancora un break di più 2. In prossimità del podio nel frattempo ci sono già le prime foto, i primi scatti di Rito. Dicevamo, si è completata definitivamente la griglia dei piazzamenti di questi campionati italiani a squadre 2016 e fervono i preparativi naturalmente al tavolo delle premiazioni, con la cerimonia di premiazione che vedrà salire sul podio tutte le squadre che nel corso di questa lunga diretta vi abbiamo raccontato più o meno nei dettagli, rimanendo concentrati, lo ricordiamo, sul campo centrale dove il Badminton Club di Milano si è laureato campione d'Italia per la terza volta consecutiva, calando un tris molto 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 importante. 15-14, si riduce sempre di più il gap tra Giovanni Greco e Rudolf Dellenbach in questo secondo set, il 30esimo punto che si gioca con il servizio proprio di Dellenbach. E dopo aver concesso 6 punti consecutivi all'avversario, Giovanni Greco si riprende il servizio e se ne va sul 16-14, provando ad allungare per il definitivo 2-0 di questo match. Punto vincente di Giovanni, bello, 17-14. Giustamente avevamo la schermata, il doppio femminile si è portato sui 41 minuti, quindi 10 in più rispetto al singolare femminile, con i 3 set disputati giustamente. L'errore di Dellenbach porta a 2 punti dal match Giovanni Greco e al possibile 4-0 Milano, Stefano. Sì,
Era difficile per Dellenbach questo singolare. Giovanni è il numero 2 d'Italia. Si è dimostrato complicato, però ha giocato molto bene anche Rudolf, quindi è una partita che ha vissuto anche dei forti momenti di equilibrio, quindi non è stato facile per Giovanni conquistarla. Ha avuto le sue difficoltà durante il match, ha dovuto magari raddrizzare soprattutto all'inizio di questo secondo set e nel parziale prima. Adesso ha fatto un grandissimo parziale che l'hanno portato a conquistare questo match point. 21-16, 21-14, il BC Milano si porta su 4-0. Ora aspettiamo l'ultimo doppio misto. Nonostante il punteggio, secondo me abbiamo visto comunque delle partite equilibrate. Sembrerebbe una partita senza storia, siamo 4-0, però due bellissime squadre che si sono affrontate in maniera davvero bellissima, e quindi complimenti a entrambe. Aspettiamo ora il doppio misto conclusivo.